Ah, finalmente un chest opening con Magical Chest, Super Magical Chest e anche un baule da torneo con ben 8 vittorie. Oggi mi sento quasi fortunato, ho il mio megafono con me, ho una maglia bella calda calda che mi fa sentire coccolato manco fossi dentro il polpettone di Zia Carmela. E qui ho il nostro... Che è andato a finire, Ivo? Lo lancio sempre ovunque e non capisco mai dove cazzo è andato a finire. Ah, devo smetterla di lanciarlo ovunque! Ora sì che è tutto nel proprio posto e possiamo iniziare a spacchettarci questi bauli. Come di consueto saluto tre tra le persone che il programma ha estratto e che appunto hanno scritto l'hashtag di ieri e hanno lasciato mi piace. La prima è Lucia Carlucci che scrive hashtag siluro che deve andare contro il polpettone di Zia Carmela. Il problema è che poi Zia Carmela ne fa subito un altro polpettone, quindi sarebbe meglio se andasse contro Zia Carmela. Zia Carmela, perdonami, ti voglio bene. Ciao Filippo Cascino che scrive hashtag siluro, grande continuo così, grazie. E infine ciao Vincenzo Gramuglia, ovviamente fate attenzione perché dirò l'hashtag di oggi all'interno del video. Detto ciò, buona visione! Un bel baule omaggio per riscaldare un attimino gli animi, perché ovviamente ragazzi non è che possiamo partire a mille, proprio a gamba tesa, dobbiamo un attimino darci da fare con questi bauli omaggio. 90 di oro, attenzione, una torre bombardiera e infine 11 Tesla, niente di che, ma ragazzi, noi oggi vogliamo la leggendaria. Sì, ho già attivato il megafono perché solo così possiamo davvero ottenere una leggendaria. Subito baule d'oro perché non voglio sprecarmi le gemme per quel baule d'argento, quindi 260 di oro. Va bene ragazzi, un Horda di Sgheri che davvero proprio manco il biafra, cioè proprio la merda. Ancora 12 scheletrini ragazzi, quelli piccini picciottini che porca miseria li sto odiando in questo periodo, poi vi spiegherò il perché. 21 mortai che davvero non li utilizza manco il creatore della Supercell ormai. Davvero il mortaio ormai è davvero morto. Ancora vediamo 4 torri infernali che me ne mancano tipo una settantina e, anzi ottantina e me le porto al livello 8. Oggi ragazzi oltretutto è uscita l'arena selvaggia, quindi abbiamo anche le probabilità di trovare questo goblin cerbottaniere. E anche se non dovessimo trovarlo, ovviamente lo andrei a comprare dallo shop perché è una carta che voglio avere. Avanti con un altro baule d'oro. Non ci interessa tanto del goblin cerbottaniere quanto vogliamo una leggendaria. Le probabilità di trovarlo oltretutto sono anche abbastanza alte mentre troviamo questi scheletrini, perché abbiamo un baule super magico e sappiamo che si trovano un sacco di belle cose nel baule super magico. Si trovano più cose nel baule super magico che nel polpettone di Zia Carmela. Infatti in quella sottospecie di cibo che è più veleno che cibo, cioè ci sono tanti di quegli ingredienti che davvero l'Area 51 lo sta ancora analizzando per capire se è un prodotto alieno o terrestre. Adesso ditemi voi se è una coincidenza o no che appena ho nominato il polpettone di Zia Carmela, la Supercell manda la manutenzione. Proprio mentre sto facendo il video! Già che devo aspettare del tempo vi dico l'hashtag di oggi, che oggi è #cammellobagnato. Ovviamente vi ricordo di lasciare like oltre a lasciare l'hashtag, altrimenti il programma che ho settato appositamente non vi estrae. Adesso non mi rimane che aspettare 15 minuti della manutenzione. Agente Mushix al rapporto. Buongiorno, sono Assunta, la chiamo dalla Fastweb per offrire un'offerta che non potrà mai rifiutare. Ha chiuso. Perché io sono un assassino. Oh, finalmente torniamo sul nostro amato Clash Royale. Abbiamo anche un bel baule d'argento che ormai si è sbloccato. Quindi, ok, abbiamo una sola fireball e 11 scariche. Minchia che merda però, eh. Ok, adesso andiamo con i bauli pesanti. E ragazzi, noi siamo alla ricerca della leggendaria. Quindi sfoderiamo la nostra arma principale di like, condivisioni, ma soprattutto di leggendarie. Ossia il nostro fantastico Ivo, che è blu come i vostri occhi che vedo in questo momento. 568 di oro nel baule della corona. Ok, 2 gemme, 23 cannoni, 45 bombaroli. Attenzione, attenzione ragazzi, perché qui voglio la vostra attenzione.
7 rare, quindi questa forse è epica. Infatti epica, abbiamo uno specchio. A questo punto non so quale tra i bauli che mi rimangono il migliore, però direi di iniziare dal baule della sfida classica da 8 vittorie, che sono ovviamente più della metà, di conseguenza dovremo trovare qualcosa di buono probabilmente. 880 di oro, comunque meglio del baule della corona. Ancora una sola valchiria. Ok, mi sbagliavo molto probabilmente. Abbiamo sbloccato, ragazzi, il tizio che soffia nella canna, che porca miseria. È bruttissima come immagine, fa davvero un attimino senso. Due stregoni e manco una epica. Yeah! Probabilmente con l'aggiornamento che hanno appena fatto hanno implementato la possibilità di trovare, non shoppandoli, appunto i goblin cerbottanieri. Quindi abbiamo buttato nel cesto praticamente due bauli d'oro. Cassa magica, ragazzi, 577 di oro. Un altro goblin cerbottaniere. Ragazzi, secondo me è proprio così come ve l'ho detto, ossia che hanno implementato la possibilità di trovare questi mostriciattoli muniti di tubo all'interno delle casse. 22 Tesla, 4 torri infernali, ancora 9 mini pecca. Ragazzi, ho un presentimento. Che è appunto una merda, ma non è possibile. Dai ragazzi, non mi è mai successo di trovare una leggendaria all'interno di questi futurissimi bauli magici. E infatti, quattro orde di scheletrini. Ma non abbattiamoci, anzi, Ivo, vattene a quel paese che si è servito meno di una testata di nonno Ernesto. Perché stiamo per aprirci il nostro baule super magico. Eccola qui la nostra cassa, 3811 di oro. Non sono tantissimi, non sono pochissimi, ma di solito quando c'è poco oro c'è tanta roba in questioni di leggendarie. Ok ragazzi, 7 carte, 5 valchirie. Ok, subito le epiche. Solo che ne dobbiamo prendere davvero tantissime di epiche, tipo 20, una roba del genere. Quindi andiamo. 62 goblin cerbottanieri, ci riporteremo davvero altissimi molto probabilmente. Ancora 482 frecce, ragazzi, sono uscite un sacco di rare, sono uscite un sacco di comuni. Ragazzi, forse se questa è epica abbiamo la leggendaria, quindi vai con la musica epica. Che cosa sono? 18, ragazzi, 18 e 3 dovrebbe essere tipo 21, 22, no, dovrebbe essere appunto 21, 18 più 3. Questa non può assolutamente essere una carta epica, perché ragazzi sono uscite tutte quante. Questa è sicuramente una carta leggendaria. Quindi lancio a quel paese la mia sedia, mi inginocchio, manco fossi una delle più grandi prostitute di alto bordo, e mi accingo, ragazzi, con la maestosità di uno che ha appena trovato una leggendaria, a vedere cosa c'è uscito. Andiamo! Ragazzi, ce la portiamo a livello 2, che davvero apre in due l'avversario, manco fosse un cocomero di stagione. Fatemelo dire, davvero un ottimo baule super magico, davvero bellissimo. E adesso, solo perché possiamo, ci andiamo a comprare anche tutti questi fantastici goblin cerbottanieri per portarli, non so, sopra o robe simili, perché magari sono forti, non so, li proveremo insomma. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, ma soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché sta per uscire un video bomba che voi non avete neppure idea. Di conseguenza per questo video è effettivamente tutto, noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao!